dall'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea della provincia di Rimini, dalla Biblioteca Gambolunga, dal titolo Conversazioni riminesi, con un sottotitolo significativo Appunti per una storia di Rimini. L'obiettivo per cui abbiamo l'Istituto e con la collaborazione della Biblioteca organizzato questa rassegna è proprio raccogliere le testimonianze, raccogliere spunti, suggestioni, esperienze da una serie di protagonisti che hanno fatto la storia della nostra città nel secondo dopoguerra, per poter appunto illustrare, rendere partecipi in qualche modo alla città, rendere partecipa alla cittadinanza, ma anche fornirci gli elementi per un approfondimento storico di questo periodo che in qualche maniera come istituto vogliamo portare avanti per poi in qualche modo donare e condividere con la città e con il nostro territorio. E la chiave essenziale, diciamo la chiave di fondo di questa rassegna, che è la prima, un primo ciclo di incontri che poi vedranno in seguito, ci stiamo lavorando nei prossimi mesi, entro quest'anno o alla fine di quest'anno, ecco, è focalizzarci sugli aspetti culturali e sugli aspetti dell'immaginario, oltre che quelli sociopolitici. Cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo il focus di questa rassegna, con l'ausilio dei protagonisti, è proprio andare a sviscerare, andare a mettere il dito laddove la nostra città si è rappresentata ed ha rappresentato se stessa agli altri. Quindi cultura e immaginario come filo conduttore di questa rassegna. Oggi io credo siamo entrati proprio nel pieno di questo tipo di visione con due grandi protagonisti della cultura e negli ultimi decenni della nostra città, e sono alla mia destra Piero Melchini, una visione immagine di presentazione, bibliotecario, direttore e responsabile della Biblioteca Gambalunga per decenni, successivamente contemporaneamente scrittore, saggista, autore di numerosi romanzi e anche saggi sulla storia del nostro territorio, sulla enogastronomia, comunque con un ampio spettro di attività e di interessi. Alla destra di Piero Melchini, Miro Gori, anche lui una lunga esperienza di direttore della Cineteca di Rimini, esperto di storia del cinema, una serie di studi alle spalle comunque che l'hanno visto impegnato in questi anni, sempre con l'obiettivo di focalizzare e mettere a fuoco gli aspetti essenziali dell'identità cittadina. Ecco, allora in qualche modo il compito, attraverso questo dialogo, di mettere a fuoco questo aspetto identitario e di trasmissione dell'identità all'esterno. Attraverso che cosa? Attraverso gli spunti letterari, attraverso le opere cinematografiche, attraverso tutto ciò che in qualche modo ha raccontato Rimini all'esterno di essa. Quindi è interessante capire quali aspetti della nostra città, del nostro territorio, hanno colto l'interesse degli uomini di cultura, degli uomini di spettacolo, degli uomini di cinema, degli scrittori. E si parte, diciamo così, per tradizione, questa è la segna, rigorosamente in ordine alfabetico, quindi la parola, ma in questo caso vedrete poi nel corso del dibattito, la razza non è soltanto quella alfabetica, per cui do la parola a Miro Gori, ma vedrete nel corso del nostro confronto come ci sia, ecco, alla base anche un ragionamento appunto sul di tipo culturale. Miro, a te la parola per proseguire, grazie. Se si trattasse di merito dovrebbe parlare prima Piero, quindi rispettiamo l'ordine, in questo caso è l'ordine alfabetico. Dunque, io dovrei parlare di cinema. Il cinema è, quando si parla di immaginario, soprattutto nel Novecento, l'elemento fondamentale. L'immaginario è il bagaglio iconografico, sono le immagini, che poi ovviamente derivano da tutti gli altri media. Però il cinema è un elemento centrale, il cinema ha, nel Novecento è un'arte, un linguaggio, scusate con il termine che vi pare, assolutamente rivoluzionario, ingloba tutti i media precedenti, li metabolizza e poi li mette fuori, dalla letteratura alle tradizioni popolari, agli almanacchi, alle lanterne magiche, insomma si prende tutto e appunto lo digerisce e lo rimette fuori. Qual è la sua grande caratteristica dal punto di vista diciamo così sociologico, antropologico? È il fatto
di essere la prima, diciamo la prima, il primo linguaggio di massa perché? Perché riesce a parlare in maniera totale a tutte le classi sociali. Parla al popolo, lo può fare, lo immagino, e parla alla borghesia e ai nobili. Perché? Perché da un lato entra nel circuito popolare, diventa uno spettacolo da fiera, da baraccone, con la donna barbuta, con tutti questi fenomeni che popolano lo spettacolo popolare per eccellenza delle fiere. E dall'altro entra invece nel circuito più colto perché? Non tanto perché è un racconto, non tanto perché è uno spettacolo, non tanto perché è una narrazione o una narrativa, come dicono adesso, ma io preferisco narrazione. Narrativa proprio non capisco cosa significa, però va bene, appunto, va bene narrazione. E perché? Perché è una meraviglia della scienza e colpisce i colti, la borghesia, perché? Perché impazzava, dominava il positivismo o il neopositivismo, se preferite. Insomma, è una grande scoperta scientifica. Il cinema per qualcuno è la scienza, per gli altri è uno spettacolo popolare. Imprendete. E qual è l'importanza di un linguaggio che prende tutti? Insomma, è la capacità di parlare a tutti, di raccontare una storia e di veicolare una serie di idee, mentalità, valori, antivalori, tutto quello che volete, comunque tutto quello che entra nella testa della gente, il cinema lo vede. Fatta questa breve premessa, la prima cosa che mi ha colpito, una delle prime cose che mi ha colpito quando ho studiato insomma, abbastanza nella mia vita il rapporto tra Rimini e cinema, è una cosa che ho trovato quando scrivevo un libro per una collana di Maggioli, fondata, insomma, curata da Piero Bendini e Stefano Pivato, che mi avevano chiesto di fare questa cosa, sul cinema, sulle origini del cinema in Roma. Le origini del cinema, che in quell'epoca avevano avuto un grande sviluppo attraverso le microstorie, eccetera, non è che l'origine del cinema in Romagna rispetto a quella, che so, del Ferrarese sia molto molto diversa. Ci sono gli ambulanti, fanno vedere i loro film, però qui c'è una caratteristica che forse ci sarà anche da altre parti, ma qui c'è, in Emilia Romagna è qui, è il legame col turismo. Nel 1908, il 1908 è una data fatidica, è la nascita del Riminis Grandhotel Cognitivo Sassone e c'è un cineasta, un cinematografaro, usiamo questo termine senza nessun intento pregiativo, delle origini, che arriva a Rimini e gira cosa? Il concorso ippico di Rimini. Qual era il meccanismo? È evidente. I primi, diciamo così, esercenti cinematografici che giravano avevano anche la possibilità di riprendere delle scene sul luogo e lo facevano più grandi. Perché? Perché così sfruttavano l'effetto di riconoscimento. Cioè, non era come adesso che siamo nella società dello spettacolo e tutto è un doppio. Nel 1908 vedersi riprodotti nel film aveva un grande effetto emotivo e razionale. E quindi questi, per attirare più gente, facevano anche delle riprese. Lui addirittura fa delle riprese ai riminesi che escono dalla messa, come hanno male, e poi riprende il concorso ippico e lo mostra. Qual è l'aspetto interessante di tutta questa vicenda? Che a Forlì ho trovato un volantino in cui viene mostrato il concorso ippico di Rimini. Cosa significa questo? Beh, significa molte cose, che è un indizio che il concorso ippico di Rimini era esportabile, aveva un significato, significava qualcosa, se non aveva solo l'effetto di riconoscimento riminese. Perché? Perché Rimini è già comunque una città del loisir, quelli che dicono che parlano francese o inglese magari sono anche più simpatici, e
e insomma comunque del divertimento, della vacanza, della, di tutte queste cose qua. Si capisce subito come il cinema raccolga questi eventi e li comunichi, ma si capisce subito anche un'altra cosa, che non è solo semplicemente questo, che il cinema, per le ragioni che dicevo prima, è un grande veicolo di propaganda dell'uomo, chiamiamolo costruzione, insomma, propaganda rispetto alla vicenda turistica riminese. E subito dopo, siamo nel 1910, questi film non li abbiamo perché, come sapete, se non sapete, lo dico io, il cinema delle origini è andato nella sua quasi totalità distrutto, perché non veniva considerato un bene culturale, non veniva conservato, perché era fatto di un ritratto da gente, quindi venivano distrutte le copie per recuperare il ritratto da gente. E escono due film che però si trovano nella filmografia di Bernardini, che è la filmografia più accreditata, nel 1910. Uno è Riviera Adriatica e uno è Rimini. Questi film sono esportati in Francia, Gran Bretagna e Spagna. Quindi era già abbastanza chiaro all'epoca come tra cinema e turismo ci fosse un nesso. Il fatto che il turismo potesse raccontare delle storie che interessavano al pubblico e il fatto che il turismo aveva l'interesse di raccontare queste storie perché avevano un effetto professionale. Dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo due film di cui invece disponiamo pochi e sono del 1912, uno sicuramente, che si chiama La città di Rimini, noi però l'abbiamo in tedesco, una roba del tipo Anna Adriatischia e Merde, però insomma non so il tedesco, non lo risparmio, comunque la copia di cui noi abbiamo è tedesca, è una copia che è depositata al British Film Institute a Londra, noi abbiamo portato questa copia, l'abbiamo vista eccetera. E questa copia del 12 è il classico film turistico, siamo nel 12, prodotto da un produttore di film, insomma, di qualità come l'Ambrosio di Torino. E cosa racconta questo film? Beh, racconta il castello, lo racconta con gli occhi, racconta il ponte, vi riparlo veramente perché era un malattestiano, il ponte di Tiberio, racconta il tempo, racconta il porto, racconta il mare, con una bella inquadratura contro il sole, con il sole che cala, come diceva Zavoli, dietro alle spalle, no? Se tu sei alla piazza tu vedi alle spalle, eccetera. E sono 3 minuti, no? Insomma, di per sé questo film è un film che ha tutte le caratteristiche del piccolo film di promozione turistica esportato in tutta Europa. E poi c'è l'altro film, quello più famoso, sul quale abbiamo lavorato molto, che è stato ritrovato, poi stampato qua, pubblicato, eccetera, che è Rimini, lo stendere d'Italia. Rimini, lo stendere d'Italia, riprende e rilancia con più forza la campagna che si faceva a Rimini, appunto all'epoca, per rilanciare l'immagine di Rimini rispetto a queste località del nord che erano più raffinate. Rimini è come Ostende, c'è una campagna pubblicitaria, ci sono manifesti, eccetera, eccetera, e c'è il film. Rimini, lo stendere d'Italia, un film che è prodotto con ogni probabilità o quasi sicuramente dalla società del Gran Hotel, tant'è vero che la maggior parte dell'interesse, non dell'interesse del film, l'interesse del film è in molte cose, ma diciamo della durata del film è incentrata sul Gran Hotel, esterni, interni, eccetera, e è realizzato da uno dei principali, chiamiamoli così, cineasti dell'epoca, che è Luca Comelli. Che sia realizzato da Luca Comelli e che sia del 12 sono ipotesi che abbiamo fatto noi, non ci sono documenti, ci sono racconti. Bene, questo dimostra che c'è un'attenzione, c'è un interesse per le ragioni e c'è un legame caratteristico di queste terre che individuano il cinema. Il medio non era che fosse una trovata genialissima, però siamo agli inizi, che individua nel cinema il medio più potente di promozione turistica della località. Poi le cose cambiano, c'è il grande slancio del cinema multi italiano, il fascismo, e lì si punta moltissimo, lo fa il fascismo, naturalmente, come sapete, lo fa Mussolini,
punta moltissimo sui cinegiornali luce. Nei cinegiornali luce ci sono molte immagini della Riviera, c'è particolare attenzione, ci sono le colonne e c'è, per una serie di ragioni che adesso qui non indaghiamo, un'attenzione particolare rispetto al giovane, che è preferita da Mussolini, ci mette la famiglia, eccetera, eccetera. Mussolini arriva di giovane, Mussolini che nuota, Mussolini che arriva con l'idrogrante regione, eccetera, eccetera, eccetera. E Rimini invece è un po' più complessa, diciamo, no, cioè intendiamo, cioè non è che si possa cancellare Rimini, in fondo è la capitale in qualche modo, no? Però, e questa storia viene raccontata attraverso i cinegiornali. Però i cinegiornali hanno un problema. È vero che costruiscono il consenso di Mussolini, ma dal punto di vista comunicativo che problema hanno i cinegiornali? Che comunque sono narrazioni in qualche modo propagandistiche, già di per sé, ti fanno vedere delle cose che ti raccontano come vere, fatti accaduti, e il pubblico rispetto a questo modo di proporsi, noi tutti quanti, insomma, ci mettiamo un po' in guardia. Se qualcuno ci dice questo è quello che è veramente accaduto, se non siamo dei neoplatonisti proprio così assatanati, e cominciamo a dire beh sì è vero, ma perché è vero, può raccontare un'altra storia, eccetera eccetera, e allora c'è qualcuno che comincia a dire, sia a livello nazionale sia anche qua, guardate che la vera propaganda non si fa con i film documentari, si fa con i film narrativi. E c'è un articolo del Popolo di Romagna, che è l'organo della federazione fascista dell'epoca, che è un po' sulla scia di quello che qualcuno nel regime fascista, che intanto cominciava a interessarsi al cinema, istituisse il sottosegretariato della stampa e propaganda con all'interno la direzione per il cinema, eccetera eccetera, comincia a dire no, guardate che qui noi per il turismo, è una voce di Milese, è l'organo della federazione fascista di Milese, quindi torna lento, però c'è questo qua che con molta lucidità argomenta e dice no, se vogliamo veramente fare della reclame, come si diceva adesso all'epoca la nostra città, noi non dobbiamo fare dei documentari, dobbiamo fare un bel film di finzione narrativo, una bella storia d'amore con i due innamorati sulla spiaggia al tramonto nel Cursa, e argomenta bene, ha ragione. Però la cosa, al di là di alcuni tentativi che però non riguardano i film di finzione, che vengono fatti alla fine degli anni 30, in cui vengono fatti dei premi a Rimini e viene fatto la famosa discesa dei divi, delle stelle, delle star del cinema italiano autarchico all'epoca, dal cielo, eccetera eccetera, non ci sono film narrativi su questa vicenda. Il primo film narrativo di un certo interesse che riguarda Rimini, diciamo così, anche se non in maniera direttissima, qual è? È nel dopoguerra, non riguarda direttamente il turismo, però riguarda una storia che avrebbe potuto interessare moltissimo il turismo, che è Paolo e Francesca, la storia di Francesca De Rimini. Non è di Rimini, è di Ravenna, però Francesca De Rimini è un'eroina popolarissima, è una leggenda in tutto il mondo grazie a Dante, naturalmente, ma non solo, grazie a drammi, quadri, insomma c'è un'enormità artistica attorno a questa figura riminese di fatto, e c'è questo film tra l'altro di uno che insomma, aveva un certo successo all'epoca, che è Raffaello Matarazzo, che poi fa Catene, Tormento, questi filmoni con Mazzari e con Sanso che facevano incassi stratosferici. Però poi la cosa non è, una cosa che mi ha abbastanza stupito sempre, che le amministrazioni comunali di Rimini, lo dico qui, non abbiano mai posto interesse sulla vicenda di Paolo e Francesco. È stupefacente, avendo la Rocca, avendo tutto quanto, avendo la potenza di fuoco di Rimini, potevano benissimo rivaleggiare, contraddare, oggetto e sant'Arcangelo, probabilmente schiacciandoli. Però nessuno l'ha mai fatto. Questa è una cosa che mi ha sempre stupito dalla dottorina. Ognuno dia la sua risposta. Poi arriva il primo film
dedicato a Rimini, anche se Rimini non viene mai citata assolutamente nel film, che è Vitelloni. I Vitelloni costituiscono una rivoluzione dal punto di vista del discorso che sto facendo. Perché? Perché è il primo film d'autore, è un film d'autore, con un attore antipatico e insopportabile come Alberto Sordi. Quando Fellini va dai produttori, che non era neanche lui uno, insomma, non è che avesse avuto dei gran successi, figurino, insomma, come si dice in dialetto, era tra il verde e il secco, e gli propone Alberto Sordi, questi si mettono le mani ai capelli, ci devi puntare, non lo volevano, Alberto Sordi portare, sì, era un disastro, poi è diventato quello che è diventato. I Vitelloni esce, viene ben accolto dalla critica, ma questo, insomma, rispetto al pubblico conta molto relativamente. Vince il Leone d'Argento a Venezia e cosa succede? Diventa il primo film italiano d'autore che ha un successo commerciale. Ha un grande successo al botteghino, grande. È uno dei primi incassi della stagione cinematografica e costituisce una rivoluzione. Nel film non si parla di Rimini, ma Fellini, che è uno che parla molto, è uno probabilmente dei registi che più ha parlato, più ha raccontato, più è stato intervistato, più ha fatto campagne pubblicitarie ai suoi figli, chiamiamola così semplificando, lo dice che è Rimini, lo dice che ha fatto lo scherzo ai suoi Vitelloni, lo dice che è tornato a Rimini, e Rimini comincia ovviamente a rimbalzare con più forza nella comunicazione. Qual è l'aspetto curioso rispetto al nostro discorso? Che il turismo con i Vitelloni non c'entra niente. Vi dirò di più, il turismo, la spiaggia e il mare sono dei luoghi temuti al limite. Perché? Perché sono luoghi di perdizione, di peccato, di vagabondaggio. Cosa succede, per esempio, un aspetto esemplare è che arriva una compagnia di guitti, il capo comico prende uno dei protagonisti, lo porta sulla spiaggia e cerca di sedurlo, questo che è Leopoldo Tripodi, scappa a gambe levate, però sulla spiaggia. Sulla spiaggia e il mare pensano che la protagonista Sandra si sia suicidata per il tradimento di Fabio. E sulla spiaggia Alberto, cioè il simpaticone Alberto Sordi, rimprovera la sorella perché fa male alla mamma, che se la fa con uno magari si suppone sposato, no, quelle robe assolutamente iperantipatizzanti. Però cosa succede anche? Che i Vitelloni, potenza di fuoco di Fellini, diventa una parola che si diffonde in tutto il mondo e viene collegata immediatamente a Rimini. Se voi trovate in Francia c'è i Vitellolini, in Inghilterra, in tutti i vocabolari del mondo c'è i Vitelloni. Che diventano che cosa? Beh, insomma, quello che aveva detto Flaiano inventando il nome, che non c'entra niente con la Romagna, ovviamente il campo non è per dire. La parola Vudlon nel dialetto romagnolo non esiste. Viene da dove? Viene dall'abruzzese budellone, che è una budella, grande budella da riempire. Chi erano questi? Dei vagabondi che non facevano niente, che campavano alle spalle della famiglia, facendo delle sciocchezze, scherzi idioti, robe da tipo, eccetera. E questo. Poi a un certo punto l'immagine dei Vitelloni cambia e si collega al turismo. I Vitelloni diventano i playboy da spiaggia. Ma il primo Vitellone non lo è. È probabilmente Sergio Zavoli, altro eminente, che nel 62 girando i Vitellini, non so se l'abbia cominciata lui, io non ho fatto studi particolari e sistematici su questo, a quanto ne so, la prima volta che vedo raccontare i Vitelloni come playboy da spiaggia, e assolutamente playboy da spiaggia, non per di giorno che vivono a Campo della Comina, è nei Vitellini, che è un programma per TV7 di Zavoli, che poi diventa un documentario, in cui si racconta cosa? Che i Vitelloni sono i playboy da spiaggia. E lì ci collega i Birri, esattamente, la stagione dei Birri sarebbe quella, no? Esattamente, il famoso Birro, e Birri, che è il caprone, insomma. E bene, dopo questa, diciamo così, caratterizzazione di Zavoli, e la cosa entra in dominio pubblico, nei giornali, insomma, fino ad arrivare a Zanza, che tutti conosciamo, eroe popolarissimo, amatissimo dalle straniere, eccetera, eccetera. E lo stesso Fellini, in Amarcord, dove non c'è una
anche lì il mare Fellini, insomma, non... Fellini e i borghigiani il mare non lo amano. Infatti, se ricordate le prime sequenze, ci sono i tedeschi che si buttano in acqua e Giudizio il matto che dice no, ma qui sono i denti, ma questi sono matti, non credo che mai fare il bagno. E l'unico che fa il bagno del borgo, in Amercorchie, è l'allo detto il Pataca, che è l'unico che si butta a nuoto per andare a vedere il Rex, sale su una barca che lo prendono quasi al limite dell'ipotermia e congelamento e dice mi sono fatto due coglioncini così. Però è l'unico che fa il bagno, l'unico che fa il bagno dei milesi è il Pataca. Pensate all'amore di Fellini per il mare, la spiaggia. Però nel film i vitelloni, oltre che essere Perdigioni, Corconi, Scampafredde, per gli spagnoli dell'elenco, sono anche nel 73 Playboy la spiaggia. Tant'è vero che c'è Gigino Pennabianca, l'altro, tutto questo con col ciuffo bianco qua come moro, che ha ricevuto una lettera da una nordica che è innamorata follemente, ma lui ha il suo problema che non vuole sia la mamma, insomma, tipico del Vitellone, e invece il Pataca, che questa volta invece va a segno nelle danze della terrazza del Grand Hotel, con la solita manfrina, tu sei polacca, io le polacche hanno fuoco negli occhi, tu sei tedesca, sempre bla bla, poi alla fine però riesce a affondare il corpo, insomma, ha successo con una tedesca, e lo dice esplicitamente, no? E quindi lì in qualche modo si chiude il cerchio e poi nella comunicazione il vitellone, il playboy, il pirlo, il latin lover da spiaggia diventa un elemento della comunicazione popolare riminese. E qual è il primo film invece tipicamente turistico o vagamente turistico? Beh, diciamo che il primo è Estate violente di Riccione, però definirlo un film turistico è abbastanza azzardato. È vero che i protagonisti sono in vacanza, eccetera, però siamo in periodo di guerra, insomma, una cosa del genere. Poi c'è invece i Nuovi Angeli. Nuovi Angeli è curioso, è un film di Gregoretti, tipo documentario, che racconta anche Rimini, e lì insomma c'è un po' un rovesciamento dell'immagine, però lavora sempre sull'immagine del seduttore da piaggia. Perché? Perché a Rimini viene una straniera che è lei che fa collezione di conquiste italiane, di supermarchi italiani, e l'ultimo che se ne accorge alla fine la porta formalmente, sozzona, schifosa, eccetera, eccetera, nel più colossale stereotipo maschilista. Poi dicevo, arriviamo a Marcord. E a questo punto siamo negli anni 80, fine anni 70 e inizio anni 80. E cosa succede? Beh, succede che viene fuori la parola, adesso montiamo a entrare in dettaglio, divertimentificio, riminizzare, Rimini al centro dell'attenzione, interesse mio, e c'è una convergenza mediatica, ci sono canzoni, citerò Luco Longo che Rimini come l'Africa, come Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, che è il massimo dell'esotismo, quindi città erotica. C'è invece De André che racconta di un aborto, un bellissimo poemetto, tutt'altro clima. E c'è Tondelli, che poi ne parlerà magari Piero, immagino, nel 1985 pubblica Rimini, il romanzo successo, pubblicherà poco dopo un weekend postmoderno, che c'è un altro capitolo su Rimini. C'è insomma una convergenza mediatica su Rimini. Chi prova a realizzare il film sulla base del romanzo di Tondelli è Luciano Manussi, che è un regista bravo, di Cesenatico, un giovane regista, che però, con l'aiuto di Tonello Guerra e altri, non riesce a portare a termine l'impresa, perché viene bruciato dall'altro film, Rimini Rimini, che è un film a episodi con insomma, nella linea un po' della commedia popolare, anche un po' pecoreccia, così poi arriveranno i cinepanettoni, diciamo siamo in quella linea lì, della commedia italiana popolare, che è però tipico. Perché è tipico? Perché è costituito di una serie di scenette che in qualche modo mimano il linguaggio televisivo. È lì che, secondo me, la vicenda del cinema comincia a mutare. A quel punto
comincia a dominare la televisione. Ci sono anche altri film, ci sono interessanti, belli, fino a oggi, però la vicenda, il cinema perde di potenza, come potrei dire, si... ecco, mettiamolo così, dicono quelli, entra in una fase entropica e quindi perde costantemente energia in favore del linguaggio televisivo. Rimini Rimini, da questo punto di vista, è esemplare, è un film che ha grande successo, quindi Rimini ribalta, però siamo nel campo della televisione, nel campo proprio della frammentazione televisiva. È vero che era già successo nel cinema italiano una cosa di questo genere, se pensiamo ai film a episodi degli anni attorno alla televisione, i film barbettiani e altri, in qualche modo anticipano, ma in qualche modo, perché sono episodi che hanno una loro chiusura e coerenza. Qui invece è tutto frammentato, è tutto concatenato, è tutto incrociato, poi il tema quello che è, il tema è, io non ho niente contro quei tipi di film, anzi non c'è nessun problema, però è un livello molto molto popolare che è quello che invade il territorio dell'immaginario. Poi ci saranno anche altri film, io ne citerò un altro per arrivare alle conclusioni e dire l'ultima cosa, che è Da 0 a 10. È nel periodo successivo, sì, c'è Sabato Italiano che riprende le strade del sabato sera, sempre di Luciano Mannucci, ce ne sono molti, un bellissimo film come di Mazzacurati, come Delna Valeroci, che è ambientato qua, ma c'entra veramente poco col turismo, ce ne sono, insomma, non starò a citarli tutti, anche perché poi la ricerca che ha fatto la Cineteca del Comune di Bologna sui film realizzati mette in Romagna Rimini molto molto avanti come produzione di film girati a Rimini rispetto a Cesena, Forlì e anche Ravenna, che ha Ravenna Dante, insomma, a Mermuto è molto potente, e poi ha dell'Elettrofo, ma adesso questo è un altro discorso. Allora dicevo, Rimini ha questa potenza nell'immaginario, e direi che il punto in cui riesce a mantenere ancora un interesse cinematografico è Da 0 a 10, per una serie di ragioni, che sono però soprattutto il fatto che Edgar Allan Poe, che è un importante cantante rock conosciuto eccetera, che fa il film e riesce a sfruttare la gran cassa mediatica e comunicativa che gli proviene dal suo nome e dalla sua qualità, cantante, attore, uomo di musica, rock, e però il film è molto debole dal punto di vista dell'immagine, del cinema, è molto parlato, è molto chiacchierato, si continua a dire Rimini è questo, Rimini è quell'altro, tutto quello che Fellini non aveva mai voluto fare. Fellini si era sempre rifiutato, pur rappresentando Rimini, mai a Rimini, non aveva mai citato una volta Rimini, una volta addirittura cita Cesena per depistare, ma mai Rimini. Ecco, invece Ligabue fa l'esatto contrario e alla fine diventa veramente una cosa completamente parlata, estremamente interessante. Quindi direi che il punto più interessante e più importante di questa storia, al di là della potenza di Fellini, ma come raccolta e anche poi flessione e calo, è la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Cosa succede anche in quel momento? E con questo direi che concludo. Beh, succede una cosa che io sottopongo alla vostra attenzione e che secondo me qualcosa vuol dire. Nel 1983 Rimini fa il bidone a Fellini. E siamo in quel periodo. Fellini, che ha realizzato il bidone, ha introdotto il termine bidone, viene bidonato da Rimini. Cosa gli fanno? Grande festa al Grand Hotel. Io ero piccolo, insomma, ero appena arrivato, c'ero, Piero c'era, insomma. E abbiamo visto tutto quello successo, abbiamo visto tutti, l'abbiamo sentito. Beh, insomma, per la prima volta, dopo svariatissimi tentativi di un sacco di gente che aveva cercato di invitarlo, nel 66 addirittura c'è la famosa lettera a Ceccaroni in cui vogliono fare l'anteprima di Giulietta degli Spiriti, tutto concordato, tutto quanto, poi salta tutto e lui scrive, Fellini scrive una lettera al sindaco, che era Ceccaroni, che gli diceva egregio maestro, la sua città la coglierà festosa abbracciandola, e lui gli risponde dicendo, sì caro sindaco, mi raccomando però non facciamo patacate, saluti Fellini. E questa volta ci riescono, la prima volta, era venuto molte volte, ovviamente. Ecco,
ci riescono, viene organizzato, viene presentato in anteprima a Rimini e la nave va, il Grand Hotel, che è il luogo, l'architettura, la configurazione architettonica, insomma, di tutte le fantasie architettoniche, diceva qualcuno, è pavesato, tutto quanto, viene presentato il film, viene consegnate le chiavi della casa felice, con la casa succede. È come il calzinato, la poesia di Tonino Guerra, e la Michela, in dov'è? E Fellini fa quella fine lì. Di quello che si ecco, anche questo secondo me è un segnale dei tempi, è un segnale di una flessione di quel rapporto molto molto potente che si era creato nella città tra il cinema, arte principale del Novecento, e il turismo, che insomma, voglio dire, è in qualche modo lì. In qualche modo è la monocultura, l'unica cultura riminese. Grazie. Non ha nominato la prima notte di pietre. Non è turismo. Non so, sono 70 anni. No, no, certo, c'è la segnalazione. Cioè, allora c'è anche, non lo so, un eroe del nostro tempo, che si può firmo di Diamo di Capogna con Marina Beh, che sono una grande, quindi sono diventati quelli fulisti. Allora, due rapide premesse. La prima è che l'immaginario letterario di Rimini non solo è molto più povero di quello cinematografico, ma è anche in parte dipendente da quello cinematografico. Ecco, la seconda osservazione, seconda premessa, è che la parola Rimini è una parola ingombrante e pericolosa, letterariamente parlando. Ecco, lo dico anche per esperienza personale. Se voi nella bandella, nel risvolto di copertina, nella quarta di copertina, mettete Rimini, scrivete Rimini di un romanzo, di un'opera letteraria, ecco, evocate fatalmente due scenari. Sono due scenari opposti e nello stesso tempo convergenti. Ecco. Il primo scenario è la Rimini balneare, cioè la Rimini delle vacanze, del mare, della spiaggia, ma anche l'altra parte della Rimini balneare, cioè la Rimini delle discoteche e della notte. E perciò voglio dire, se il romanzo non ha niente a che fare con tutto questo, il lettore o il possibile lettore viene immediatamente spiazzato. L'altro immaginario, forse dal 1973 almeno, 1973 è l'anno di Marc Ord, è la Rimini fellignana. Scrivete Rimini e immediatamente non ci sarà, almeno io voglio dire, io non ho mai scritto Rimini tranne che in un romanzo, ma per il solo fatto che appunto nella noticina biografica si diceva che ero il direttore della biblioteca di Rimini, immediatamente c'era almeno uno, due, tre critici che dicevano che si vede chiaramente una Rimini fellignana. Fellinesca. Ma intanto voglio dire, che cosa significa Rimini fellignana? Non ci si riferisce qui all'intera opera di un grande regista dalle molte facce, e neanche alla poetica di Fellini, ci si riferisce ad un solo film, cioè ad Armand Colt, anzi ad una lettura provinciale macchiettistica di Armand Colt. Non è che Armand Colt manchi totalmente di un aspetto provinciale macchiettistico, è voluto, cioè lo sanno bene Fellini e i suoi sceneggiatori, e costruiscono il film dando appunto non solo, ma giocando proprio sul macchiettismo
del film. Ecco, quindi cosa significa quando viene evocata Rimini, la Rimini feliniana? Cioè, come se Fellini fosse un epigono cinematografico, diciamo, del bozzettismo romagnolo, quello che va da Panzini a Moretti, fino addirittura a Pasquini, a Don Fuschini. Ecco, si iscrive a Marcord, cioè c'è una lettura di Marcord che si inserisce in questo filone della Romagna dei buoni sentimenti. Ecco, la rappresentazione macchiettistica, ecco, cominciamo da questo. Ci sono effettivamente delle opere letterarie che possono essere considerate, che in qualche modo ricadono già, lo abbiano voluto o no, in una di queste due, quindi va bene, insomma, in uno di questi due ambiti, cioè nella, diciamo, nell'immaginario turistico oppure nell'immaginario feliniano. Cominciamo appunto dall'immaginario feliniano. L'espressione letteraria più convincente, qui citerò un numero limitato di testi, anche per questioni di tempo e anche perché non è questa la sede di fare critica letteraria. Allora, l'espressione letteraria più convincente dell'immaginario cosiddetto feliniano è Romanza di Sergio Sauri. Un libro pubblicato nel 1987, come dicevo, il film di Fellini di 15 anni prima, nel 1973, ma che rimanda chiaramente al film di Fellini, anche per gli stereotipi che vi ricorrono. I compagni di scuola, i buchi nei capanni, le ospiti della casa di tolleranza, le macchiette, i birri e via discorrendo. Ecco, a dispetto del gioco di parola romanza, ovviamente è un gioco di parole con romanzo, non è un romanzo, è un album di ricordi, non è neanche un'autobiografia in senso stretto, è qualcosa di meno ed è qualcosa di più di un'autobiografia. È un'appassionata dichiarazione d'amore, quella che Fellini aveva forse fatto, forse no, cioè al modo suo con Amarcord, ma non esplicitamente, mentre esplicita in Zavoli. È una dichiarazione d'amore a Rimini, ai suoi luoghi, alla sua gente e soprattutto ai suoi amici, agli amici riminesi, che sono celebrati appunto con tanto di nome, se non sempre di cognome, nella seconda parte del libro. Ecco, è il tono e anche la struttura, diciamo, è quella della conversazione. La conversazione che passa, come tutte le conversazioni, passa liberamente da un argomento all'altro. È noto a tutti, peraltro, quanto buon parlatore, quanto buon conversatore fosse Zavoli. Ecco, non c'è molto altro, ci sono varie opere minori, soprattutto di carattere autobiografico, che rievocano i Borghi, cioè diciamo che la più interessante è Riminese alla panna di Nildo Zavoli, ecco, che è un libro grazioso, spiritoso, affettuoso, un libro del 1981. Ecco, non sono molti appunto che iscriverei, come dire, nell'immaginario feliniano. L'altro immaginario è quello balneano, che non ha avuto neanche una rilevanza lontanamente paragonabile a quella del suo oggetto. Insomma, dato l'oggetto, cioè la Rimini balneare, letterariamente praticamente non se ne è parlato mai o quasi mai. Fino a tempi molto recenti, cioè al 2014,
quando è nato un vero e proprio genere letterario, che è quello del giallo balneare. Ad opera di due giornalisti, Stefano Tura, corrispondente da Londra della RAI, e Enrico Franceschini, corrispondente della RAI, da Londra di Repubblica, e un umorista, Gino Vignali, il Gino della famosa coppia Gino e Michele. Ecco, fra tutti e tre hanno, dal 2014 in poi, scritto ben 8 romanzi ambientati tra Cesenatico e Rimini. Che cosa hanno in comune tutti questi romanzi? Una narrazione di taglio cinematografico, proprio di pe, e chiaramente si ispira chiaramente anche nel montaggio. Per esempio, si usa il montaggio alternato, cioè ci sono due storie parallele, si va avanti con una storia, con un pezzetto della storia, poi un pezzetto dell'altra storia, via e via discorrendo. Quindi taglio cinematografico che del cinema ricalca le situazioni, il ritmo, il linguaggio. Insomma, in definitiva sono delle sceneggiature che aspirano apertamente a essere tradotte in film o meglio ancora in serie televisive. Ma finora, mi dispiace per loro, per quel che mi risulta, senza successo. Ecco, Tura ha scritto un unico romanzo, tu sei il prossimo, forse il migliore di tutto il gruppo. Enrico Franceschini ne ha scritti tre, li lascio perdere perché sia gli uni che gli altri parlano di Cesenatico. Franceschini ha ribattezzato, non ho capito perché poi dentro tutte le indicazioni sono, cioè, fanno capire chiaramente che si tratta di Cesenatico, i posti, i ristoranti, le strade, gli alberghi, tutto quanto è il grattacielo. È Cesenatico, lui l'ha ribattezzata Borgo Marina, però insomma. Ecco, invece mi fermo un secondo sui quattro romanzi di Gino Vignali, ambientati a Rimini, pubblicati fra il 2018 e il 2020 dalla casa editrice Solferino, definiti un po' pomposamente, diciamo, tetralogia riminese ambientata nelle quattro stagioni. Io ne ho letti due di questi romanzi, il primo, che è la chiave di tutto, forse il migliore, il terzo, che è La notte rosa. Se uno legge anche il secondo, magari, poi voglio dire, questi sono i miei gusti personali, comunque trova delle situazioni talmente ripetute che non è invogliato poi a leggere anche gli altri due. Sono indagini della squadra mobile della questura di Rimini, comandata da un vicequestore donna bellissima, anzi di una bellezza spaziale, Costanza Confallieri Bonnet, milanese aristocratica, ricchissima, naturalmente bellissima, che abita dove? In una suite del Grand Hotel. Ecco, sono sostanzialmente, diciamo, letture da spiaggia con qualche pretesa letteraria che sommano due stereotipi. Gli stereotipi del giallo, ecco, per esempio la squadra a guida femminile di Vignali rimanda ai personaggi televisivi di Mina Settembre, Lo Bosco. Adesso pare che non ci possa essere un'indagine che non sia guidata da una donna, cosa diametralmente opposta a quello che avviene nella realtà. Ecco, si sommano questi stereotipi del giallo, oppure la presenza della mafia russa, queste cose qua, con gli stereotipi su Rimini e la Romagna, cioè il Grand Hotel, Fellini, il romagnolo, lo stereotipo del romagnolo, tutta ignoranza, sburonaggine e patacheria, per dirla concevole. La piada, anzi non la piada, ma siccome sono romanzi scritti non da riminesi, è la piadina. I ristoranti, le mangiate crepapelle, la
patacca, scusate la metafora, e via dicendo. Nessuno dei frettoni di Gianni Balneari è riminese, Turi e Franceschini sono bolognesi, Vignale è milanese, ma conoscono molto bene Rimini, in particolare Vignale. È vero che lui ha usato un consulente locale, che Saulo Pari lo cita, ma conosce Rimini, lo dire meglio di me, insomma, c'è tutta una parte di Rimini, io ci sono tutta una serie di cose che le ho prese lì da Genno Vignali. Questo fa riflettere, perché nessuno scrittore riminese si è mai misurato con la Rimini del turismo di massa. In nessun modo, né nella forma della commedia né nella forma del dramma. Del cosiddetto di, non, nessuno si è misurato dei riminesi col cosiddetto divertimentificio. Ecco, il Solo, lo ha citato prima Miro, che dedicò un romanzo a Rimini Las Vegas, all'altra faccia della Rimini Baleare, cioè che è quella della notte, è un romanzo intitolato Tu cur Rimini, opera del Reggiano Pier Vittorio Tondelli. Correggio. Come? Sono importanti per voi. Ecco, un romanzo del 1985, ecco, e quindi bisogna situarlo. Cosa era successo nel 1900? Cosa c'era nel 1900? Qual era il contesto? È traumatizzata dalle famigerate mucillaggini, Rimini stava meditando di fare meno del mare e di rimpiazzare il tradizionale turismo balneare. Si parlava apertamente di sostituire il mare con delle grandi piscine sulla spiaggia e l'attrazione con l'attrazione del divertimentificio. Ci fu una parte politica poi che si letteralmente si sdraiò su questa prospettiva, cioè una Rimini senza mare che sarebbe come una Cortina senza le montagne o una Roma senza i monumenti, ecco, cioè. Di sostituire appunto il turismo balneare con il cosiddetto divertimentificio. La città perciò amava presentarsi come la capitale delle mode, dei divertimenti, degli eccessi e delle trasgressioni. Il romanzo, ecco, è un Rimini non è un bel romanzo, non è l'opera migliore di Tondelli. Forse è una delle opere peggiori di Tondelli, non è neanche lontanamente paragonabile ai due capolavori, i due primi libri di Tondelli, che sono Altri Libertini e Pau Pau, due autentici capolavori. Se li trovate, leggeteli, perché questi sì meritano la pena di essere letti, Rimini potete anche trascurarli. È frutto di un'operazione editoriale costruita a tavolino. Tondelli era lo scrittore scandalo del momento, accoppiando il nome di Tondelli a quello di Rimini, ci prometteva proprio questo al lettore. Uno scrittore scandaloso racconta i più intimi segreti di una città altrettanto scandalosa. Era un messaggio totalmente ingannevole. Perché Tondelli non solo non era, come è noto, un animatore delle notti riminesi, ma non la conosceva per niente. Le sue fonti erano, oltre che qualche ricordo di infanzia, le carte topografiche della città, i resoconti degli amici e soprattutto i ritagli di stampa che l'ufficio stampa, appunto, della sua casa editrice gli recapitava a tonnellate. Tutto quello che succedeva a Rimini arrivava sul tavolo, sulla scrivania di Tondelli. Insomma, la
Rimini di Tondelli coincideva con lo stereotipo di Rimini. D'altra parte a Tondelli non interessava minimamente l'identità profonda della città, ma l'immagine esteriore e convenzionale. Cioè Rimini è il mito di Rimini. Rimini come Hollywood, come Nashville, come Las Vegas, ecco questo. Quindi è un fondale, pure semplice fondale, per le vicende, peraltro neanche tanto interessanti, dei suoi personaggi. A raccontare la Rimini notturna, ma non quella delle discoteche, quella del deserto invernale, un'altra Rimini notturna, è un'altra Rimini. Questo sì, veramente più cupa. Tenta nel 1994 Daniele Broli. Daniele Broli è sceneggiatore di fumetti, disegnatore di fumetti, Anima Nera scrive. È un romanzo che non ha avuto molto successo. Si intrecciano due vicende, quella di una guardia giurata, un pugile dilettante, Loris Fabbri, a cui tre balordi rapiscono la sorella, è quella di una coppia di serial killer che vanno eseguendo una serie di atroci delitti filmati da un regista underground semicieco. Voi capite già dalla trama che cosa possiamo aspettarci. In che periodo siamo? Qui è un fenomeno letterario. Il fenomeno letterario dei primi anni 90, che è quello della narrativa pulp. Anche questa fortemente influenzata da cosa? Dal cinema di Quentin Tarantino. Broly faceva parte del gruppo dei giovani cannibali. E gli scrittori più interessanti poi usciti dal gruppo, cioè nel senso che poi hanno navigato con i loro vascelli, insomma, sono Ammanniti e Aldo Nove. Più importante come poeta che come narratore. Ecco, Broly faceva parte del gruppo dei giovani cannibali e Anima Nera è uno dei più genuini, diciamo radicali, testi pulp italiani. Un romanzo a due registri, naturalistico, quando descrive le vicende appunto del pugile dilettante Loris, invece schiettamente visionario, però di una visionarietà feroce, come quella di Fellini appunto nel film tratto da Poe, oppure anche in altri film, per esempio nel Casanova, Le passi nel delirio, sì. Non scommettere la testa col diavolo. Ecco, invece dicevo visionario quando rimesta nelle imprese dei due psicopatici. È una Rimini narrativamente inedita, da una parte perfettamente riconoscibile e dall'altra parte invece stravolta da un make-up splatter che altera profondamente i connotati della città. Ecco, allora, qui siamo in romanzi che in qualche modo ricadono, appunto diceva, in uno dei due stereotipi. Quello balneare, nelle sue due declinazioni, o quello feliniano. Chi non vuole, non può, però, cioè, cadere in uno di questi due immaginari e nei relativi stereotipi, ecco, ha due possibilità. C'è una possibilità molto semplice ed è quella che ha usato in qualche modo anche Fellini, cioè di non fare il nome di Rimini. Per quanto mi riguarda, qui chiudo la citazione personale, tutti i miei romanzi tranne uno si sono immaginati a Rimini ed è la Rimini di altri secoli, naturalmente, di altri tempi, eccetera, ma è Rimini.
però tranne in uno in cui Rimini è volutamente citata, perché la storia si svolge a Rimini in un determinato periodo, fra il 74 e il 75 dell'Ottocento, nella Rimini già balneare, che ha costruito il Kursaal, eccetera, tranne quella, negli altri si parla di Rimini in altri periodi, eccetera, ma non se ne fa minimamente il nome. Ecco. Questo proprio c'è per un processo, come dire, di autodifesa, ecco, perché la lettura non venga orientata da questi due canoni. Oppure l'altra possibilità è quella di immaginare una Rimini così personale e anticonvenzionale da risultare di fatto quasi irriconoscibile. Potrebbe essere Rimini, potrebbe essere qualunque altra città. E concludo citando i libri di due autori più giovani di me, qualcuno anche notevolmente, uno notevolmente più giovane di me. Uno è Michele Marziani. Dei molti romanzi che ha scritto, uno solo è ambientato a Rimini, che è Barrafonda del 2011. Però del quartiere di San Giuliano, che noi appunto conosciamo come Barrafonda, quello vero, in realtà conserva ben poco. Qualche elemento del paesaggio, il fiume, il mare, eccetera, e la denominazione popolare, appunto, Barrafonda, cronaca degli ultimi mesi di vita di un uomo infelice, autodistruttivo, un pediatra molto stimato, ma non laureato, che scoperto, quando si scopre questa cosa, perde tutto, la famiglia, gli amici, il lavoro ovviamente, va in galera da un giorno all'altro, discesa agli inferi di un personaggio complicato a tratti, insomma notevolmente sgradevole, che sembra quasi voler respingere il lettore, ma che finisce alla fine un vinto, per dirla alla verga, per suscitare la sua pietà, un classico romanzo di caratteri che dove lo sviluppo della trama è meno importante dello scavo delle psicologie. L'ultimo, e chiudo qui, con scrittore che cita Marco Missiroli, il suo avvicinamento a Rimini è stato lento e cauto. Soltanto con il quarto romanzo, Il senso dell'elefante, compare a Rimini. E cosa c'è scritto nel risvolto di copertina? Una Rimini vagamente felina. Città d'origine del protagonista, il portinaio Pietro, che è un prete spretato, poi in un successivo romanzo, Fedeltà, che è il penultimo del 2019, è la città d'origine di un personaggio e a cui torna un personaggio importante ma secondario del libro, cioè la giovane Sofia, una studentessa. Ecco, solo nell'ultimo romanzo, che è quello in libreria in questi giorni, Avere tutto del 2022, solo quest'ultimo romanzo è ambientato a Rimini. Che Rimini è quella di Missiro? Una Rimini, direi così, privata, con una topografia sentimentale fatta di itinerari che partono tutti da Lina Casa. Lina Casa è il posto dove abitava. Come noto, Marco Missiroli è andato via da Rimini e si è trasferito a Milano, è passato prima a Torino per frequentare la scuola Holden, poi si è trasferito a Milano per lavoro e ecco, torna di tanto in tanto a Rimini, dove ha lasciato i genitori, dove ci sono i genitori, vivono i genitori. Partono tutti, dicevo, questi itinerari da Lina Casa, seguono la Mare Chiese,
Padulli. Le destinazioni sono la spiaggia, il bagnino numero 5, il Borgo San Giuliano, la pizzeria di Vabella, la trattoria Renzi alla Canonica, naturalmente per le tagliatelle. Ci sono, a proposito sempre degli tagliatelle, la Faraone, i Gratinati, la Piada, la Ciambella con l'Albana, insomma la Rimini dei riminesi, diciamo. Una Rimini provinciale, perché nei romanzi di Misciroli Rimini è la provincia che si contrappone alla metropoli Milano. Noi abbiamo voglia di dire la metropoli balneare, la capitale delle vacanze, eccetera, ma vista da lui, Rimini è, continua ad essere la provincia, mentre la vera metropoli è Milano. Io devo dire, non la penso esattamente così. Anzi, tutte le volte che io non è che ci sia stato molto a Milano, ho avuto rapporti con gli editori, con altri, eccetera, e tutte le volte che sono stato a Milano mi è sembrata leggermente provinciale rispetto a me. Perché Rimini è molto più scafata di Milano. Un furbo di Milano viene preso per il culo a Rimini dal più coglione. Ecco, però voglio dire, Misciroli lo pensa diversamente. E proprio per questo, a suo modo, dopo aver respinto appunto questo aggettivo felignano che gli hanno appiccicato, ma proprio per questo la Rimini di Misciroli è realmente un po' felignana. Forse non a caso Fedeltà, il penultimo romanzo, ci conclude al cimitero, dove? Alla tomba di Fellini. Grazie. Aggiungo una cosa a quello che diceva Piero che mi sembra interessante. Piero ha insistito molto sul romanzo di Zavoli. Ecco, Zavoli voleva, e questo ho raccolto delle testimonianze in particolare da Pupi Avati e da Gianfranco Angelucci, realizzare un film. Tanto sì, questo è abbastanza insomma non conosciuta la cosa. Quando io l'ho intervistato a lungo gli dicevo: guarda Sergio, che romanza è il tuo Marco. E lui naturalmente si chiedeva, diceva: ma come? Io non so, non ho questo tipo di improntitudine con questa bella voce, così. Però era molto contento di questa cosa. E poi parlando con Avati e Angelucci, loro mi hanno raccontato entrambi che sia Avati sia Angelucci aveva chiesto di preparare una sceneggiatura per realizzare un film. Avati gli ha risposto, con cui aveva un ottimo rapporto. Sergio Zavoli è uno che non ha nemici, gli vogliono bene tutti, ma insomma. E Avati gli ha risposto dispiaciuto dicendo che lui non riesce a lavorare su idee di altri. Angelucci aveva cominciato a lavorarci e poi insomma sono successe delle cose per cui è saltato tutto. Però Zavoli in qualche modo voleva realizzare un film. Ecco, questa è la cosa che mi sembrava interessante da aggiungere. Io ringrazio anche a nome vostro i relatori che ci hanno veramente passato in rassegna in maniera anche deliziosa come il cinema e la letteratura abbiano raccontato Rimini, stravolgendola, realizzandone, facendone venire fuori il lato mitologico, mitico. Quindi sia Piero Meldini che Miro Gori questa sera hanno veramente dato il meglio di sé. Il format di questi incontri prevede che adesso il microfono passi al pubblico, quindi se ci sono domande, se ci sono considerazioni, se ci sono riflessioni, la parola è a voi. Posso?
ma io volevo fare gli auguri a Piero Merlini. A Rimini, non soltanto a Rimini. È il famoso editore della Piaghe. Rimini alla parte. Ci sono altri? Grazie. Sono molto d'accordo sulla battuta di Piero. Fra il paragone fra riminesi e milanesi, e mi ha portato alla memoria un ricordo di gioventù. Ero ragazzo, ci trovavamo a Piazzale Carso a giocare e c'era un milanese molto bravo a giocare a pallone, però lo si prendeva un po' in giro. E a un certo punto uno dei nostri amici gli ha detto: lombardone. E lui ha risposto: romagnolone. Rima impeccabile. Tu avevi esordito che queste conversazioni servono per capire cos'è l'identità riminese, e anche quello che abbiamo sentito a che fare con l'identità riminese. Però l'identità, dal punto di vista antropologico, è un termine molto scivoloso, perché c'è una differenza tra identità e radici. Le radici sono storiche, cioè se uno viene a Rimini vede una Rimini romana, se va a Roma questa Rimini romana c'è, se va a Milano un po' meno. Perché è scivoloso? Perché ad esempio Miro Gori non ha citato una cosa che è stata scoperta da poco: il film di Schwarz sulla Zio Svizzero. Di Schwarz sulla Zio Svizzero, cioè la Zio Svizzero nasce come crowdfunding rispetto a un architetto che fa un film, capito, per ricevere i soldi dalla Svizzera e fa vedere tutte le macerie, tutte queste cose, ma fa vedere che c'è una prospettiva che a Rimini si può realizzare la scuola democratica contro la scuola fascista e nazista. Allora, che si dimentichi questa cosa, secondo me, ci fa anche notare perché adesso c'è tutta una campagna per eliminare la Svizzera, perché rispetto all'anfiteatro, ne parlavamo anche con Piero, che cos'era la Zio Svizzero. Allora, se ci pensate, nell'identità di questa città ci sono due elementi: uno fondativo della Rimini romana, ma quello che ha distrutto totalmente l'identità fisica di questa città è l'ultima guerra mondiale. Allora, se noi eliminiamo questa testimonianza, praticamente diamo ragione a quelli che avevano già eliminato tutto il dintorno che c'era dell'Arco d'Augusto, confondendo una porta urbica con... E chi era? Mussolini. Chi sono quelli che vogliono chiamare la commissione, no, per eliminare la Zio Svizzera? Quindi voi vedete come l'identità, che cosa? È una filiazione inversa, dicevamo qua. Cioè, che cosa io prendo del passato? Infatti, se vi ricordate, Bossi prese il Carroccio per fare la secessione, che era il simbolo dell'Unità d'Italia. La stessa cosa, veniva totalmente ribaltata. Invece, per quello che ha detto Piero, a me sembra che Piero abbia messo in risalto una svolta epocale, cioè che c'è praticamente una Rimini contemporanea, volutamente postmoderna, no? Che però è totalmente inventata. Ma siamo sicuri che sia totalmente inventata? Perché non l'ha inventata Tondelli. Chi l'ha inventata? L'estate del 1984. A Rimini nel 1984 si fa la famosa geostruttura alla sinistra del porto, nella praticamente, vi ricordate la Cappelli? Milanese! Ecco che ritorna il milanese, no? E c'è un grande dibattito in città fra
una cultura che deve essere ancora autoctona, e mi dice no, dice che è una cultura colta, è una cultura invece di carattere popolare, dice avete la puzza, cioè, andate a vedere nei dibattiti della scuola, detta della Coca-Cola, no? Il quale PC risponde con il festival nel Marano, con tutta la... Allora, questo viene prima delle mucillagini, quindi è una cosa che ci portiamo ancora dietro, ma la cosa che vi vorrei far notare è che nell'immaginario collettivo nel 2015 è successa una cosa strepitosa. In 2000 anni di storia nessuno aveva mai cambiato il nome a queste città. Voi sapete che dal 2015 questa città di Venezia Nazionale si chiama Rimining ed è un branding inventato da Gnà Sismondo, che allora solo Gnà Sismondo poteva fare il Museo dei Felini nel castello malatestiano, e in questo modo, avendo fatto Rimining, quindi che era praticamente un brand contro la riminizzazione, noi ci siamo giocati la candidatura del Tempio Malatestiano come patrimonio mondiale dell'università, dell'umanità. E allora voi capite bene che quando si parla di identità bisogna vedere che cosa sono i nostri riferimenti. Per finire, giustamente Miro Gori ha fatto riferimento ai cinegiornali dell'Istituto Luce. Ma ti ricordi i cinegiornali e le trasmissioni che faceva da Riccione, praticamente Canile 5, come lo chiamo io, cioè di Berlusconi? C'erano delle trasmissioni giornaliere da Riccione. Quindi questo mito della postmodernità è stato tutto veicolato dalla televisione e dai milanesi. Quindi godiamoci i milanesi. Credo che lo stesso Fellini fosse decisamente scontento di diventare un aggettivo, diventare felliniano, e se ricordo bene lo dichiarò ufficialmente, no? Tutto quello che, e voi l'avete sottolineato in maniera molto precisa, che tutto quello che ci sta passando per le mani è ormai è tutto schiacciato sotto il felliniano. Se noi non siamo felliniani non esistiamo. Ci sarà la possibilità, non dico di scrollarsi di dosso, perché Fellini non è una figura che ci si può scrollare di dosso, ma ci vuole un matto, ma la possibilità di metterci di fianco anche qualche cosa di diverso e che abbia comunque una ragione di essere, dal momento che poi io sono anch'io a mia volta con la maggioranza di persone che sono qui, sono ben da fuori, però i riminesi di Bologna, i bolognesi di Rimini ormai sono nel club abbastanza ampio. Io vivo qui da tanto tempo e trovo dei valori che con il nostro amico Fellini hanno a che vedere, forse dal punto di vista antropologico, però non c'entrano niente. Cioè, qui c'è della sostanza che andrebbe evidenziata anche a prescindere dal maestro. Avete qualche speranza su voi? Ma dunque, io prima ho fatto un rapido cenno per esempio a Paolo e Francesca da Rimini, però insomma bisogna riconoscere anche una cosa, che Fellini è un personaggio talmente potente nell'immaginario, ma soprattutto al di là dei suoi film. Piero prima diceva che Amarcord se lo prendete a pezzi, addirittura in alcuni casi folcloristico, è iperprovinciale nel senso negativo, eppure in realtà lui l'ha reinventato, l'ha costruito, e soprattutto l'altro aspetto curioso di Fellini, che però è tipico di molti romagnoli, per esempio Pascoli, per esempio tanti altri, che costruiscono una narrazione sull'infanzia e sulla Romagna. Pascoli su San Mauro, Fellini su Rimini, e costruiscono la loro poetica su quello. Per cui la nascita non è più una casualità, come che so, no, Antonio Di Nove su Ferrara si lavora, Visconti nasce a Milano, si gira. Ugo Pratt nasce a Rimini, ma poi alla fine non esiste. Invece loro costruiscono, e questa è un'osservazione che aveva fatto Cesare Garbo,
io avevo letto molti anni fa, ma aveva molto colpito. Lui dice che i romagnoli hanno la misteriosa capacità di fare di un dato dialetto fresco, la Romagna ritratta, parliamoci chiaro, non c'è università, non ci sono esami, niente. Ecco, di fare di questo dato di arretratezza una matta, un jolly da cui superare e trasformare la provincia in qualcosa di universale. Lui fa questo. Fellini fa questo. Fellini racconta una storia di un provincialismo tale, come a Marco, ma pensate addirittura alla scena di 8:30, della nonna in dialetto strettissimo, in cui non si capisce niente, non capiamo niente neanche noi romagnoli, e lo inserisce lì dentro. E questa è la sua misteriosa capacità, che quando gli riesce bene è un sciamano, un genio, quando gli riesce male è un po', insomma, un cagliottolo che però riesce, come lo stesso Pascoli peraltro, secondo altre dinamiche, ma non è solo, potrei citarne anche altri. E questo secondo me che fa di Fellini, gli costruisse questa, come posso dire, lui lavora su questo dato, poi è chiaro, lui lo c'è sempre. Infanzia, ma io me lo sono inventato tutto, una volta dice una cosa, lui parla esplicitamente di mitologia dell'infanzia, lo dice lui testualmente. Allora è questo secondo me il carattere. Poi è chiaro che tutti quanti lavoriamo sulla nostra infanzia, tutti quanti abbiamo un'orizzonte dell'infanzia. Poi io sono Miro Gori e lui è Federico Fellini, è lì che scatta la differenza, insomma, nel senso che lui riesce a costruire una narrazione che diventa in qualche modo, come posso dire, dominante, diventa, e poi c'è un momento. È difficile, chiaramente io credo che a Rimini sia una città, io non sono riminese, ma avendo lavorato tanti anni a Rimini, conosco abbastanza bene, insomma, vivendo anche a Rimini, insomma, la conosco questa città e mi rendo conto che ha moltissime altre carte da giocare, però insomma quando hai Fellini, insomma, come diciamo noi in Romagna, non hai, ecco, non hai un patacca, come diceva l'avvocato, no? Dante qui, Leopardi qui, ma Fellini è in alto, come dice l'avvocato in Amarcord a spiegare alla straniera, alla bellona straniera, insomma, Leopardi, ma gli dice Dante qui, è qui sotto, Fellini è lì, c'è anche lui nel canone, insomma, se ci fosse il canone del cinema ci sarebbe, insomma, non so se deve vivere qualcosa. Pochissimo. Cioè Fellini capisce quanto la provincia può essere universale. Quando è che Fellini fallisce in realtà? Quali sono i momenti in cui Fellini sembra così falso, diciamo? Sono i momenti in cui fa dell'intellettualismo. Cioè, Fellini è un regista distinto, cioè lo guida un formidabile istinto, forse è il regista distinto più vero, più importante che ci sia mai stato, non soltanto in Italia. E intuisce proprio, va per intuizione, intuisce chiaramente ciò, cioè che quelli che sembravano valori provinciali e che in una narrazione fatta da qualcuno che appunto non fosse Fellini, non avesse le qualità formali, proprio c'è la sostanza vera di carattere cinematografico di Fellini, poteva venire fuori, voglio dire, una commedia in dialetto che si rappresenta con i teatrini di parrocchia, ecco. Cioè capisce invece che proprio l'elemento apparentemente provinciale o alla base provinciale ha valori universali, e guardate che non è il solo caso questo. Noi abbiamo casi in Italia, non soltanto in Italia, in cui scrittori, registi che si basano su un patrimonio che è il patrimonio di una piccola patria, di una città, di un paese, eccetera, diventano tra i film più importanti, tra i libri più importanti della storia del cinema e della letteratura. Cioè questo
il valore del provincia, perché voglio dire il provincialismo, non c'è. Fellini non gioca mai sull'antitesi, cioè, intanto rispetto a Milano l'antitesi di Fellini è Roma. Roma è il luogo da dove proviene, cioè Rimini, che anche se non ne fa mai il nome. Ecco, Roma è qualcosa di diverso, cioè Roma è la capitale, non è molte cose insieme, cioè ha elementi di grande provincialismo, e Fellini mette in luce proprio questi elementi di provincialismo di Roma, e inversamente gli elementi universali di una città di provincia. Ecco, questo è questo ribaltamento di prospettiva, insomma, è caratteristico di Fellini, insomma. Ecco, si potrebbe aggiungere un'ultima cosa al volo. Fellini, oltre a quello che diceva Piero, su cui concordo, lui parte dalla provincia, ma non è mai provinciale, è un provinciale che supera la provincia nel mondo, e questo è il dato, ma è un dato abbastanza diffuso domani, forse anche in altre province. Però c'è anche un altro aspetto: lui ha una capacità che è quasi sciamanica da un certo punto di vista. Pensate a 8 e mezzo. 8 e mezzo da questo punto di vista è clamoroso, è il film delle nouvelle vague, il film che rivoluziona il cinema. Lui cosa fa? Lui, per stare in giro con la troupe, sta in giro giorni e giorni con la troupe, non combina niente, è alla canna del gas, non sa cosa fare. Ci sono la sua crew, la sua troupe di sotto che festeggia, vanno su, maestro, venga bene con noi, e lui è disperato, dice: come faccio? Adesso devo licenziarli tutti, perché lui amava moltissimo stare in giro, fare sotto il luogo con tutta questa gente, chi non lo amerebbe d'altra parte? Così, per fare il per di giorno, eccetera. Poi gli viene questa idea: io racconto di un regista che non riesce a fare un film, che era quella roba lì, ma è una cosa di una semplicità unica. Quello diventa il film delle nouvelle vague, della rivoluzione del cinema. È incredibile. Va bene, io credo, ecco, c'è un ultimo intervento giù in fondo. Poi direi di chiudere, anche perché abbiamo sforato un po' i tempi. Da tutto quello che avete detto, e quindi da è possibile immaginare di Rimini, nasce spontanea la domanda: esistono e quali sono elementi per costituire un immaginario alternativo a quello di cui avete parlato, cioè Fellini o il mare, divertimentificio, eccetera? Cioè ci sono elementi per poter costruire un immaginario alternativo, o in realtà, come per esempio a me sembra, Fellini è stato preso ad esempio da Agnassi sostanzialmente per cambiare Rimini e renderla felliniana, come una sorta di ciambella di salvataggio per aggrapparsi a Rimini e renderla attraente per il turismo, che effettivamente è una cosa che accade, insomma. Cioè, capito la domanda? Credo che è possibile fare un'altra conversazione, riuscite a sintetizzare. No, solo una battuta. L'immaginario lo crea il grande scrittore o il grande regista. Se ci sarà un altro grande regista o un altro grande scrittore che parlerà di questa città, forse allora avremo un altro immaginario. Farlo a partire dall'amministrazione comunale è molto difficile. Chiunque sia il sindaco o l'amministratore. Direi questo: oltre ai grandi intellettuali, ai geni, agli artisti, ci vogliono anche dei movimenti sociali, delle situazioni che nascono nella società. E poi concordo con quello che dice Piero, non lo ripeto, queste sono cose che difficilmente le fa l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, se è brava e intelligente, favorisce, aiuta, ma non può fare altro. Lo dico io che ho fatto il sindaco. Quindi... Va bene, ringraziamo il mio amico, 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 il mio amico,
un appuntamento tra 15 giorni più per un ultimo appuntamento di questa rassegna con le associazioni. Grazie ancora, buona serata.